Ben ritrovati a tutti, siamo di nuovo insieme a un posto a tavola. Anche oggi ricette, tantissimi consigli utili in cucina, staremo insieme e vi daremo suggerimenti su tante cose, non solo la ricetta che facciamo qui in studio, ma anche tutte le nostre rubriche. Ci state scrivendo perché apprezzate, vogliamo dare un tono un po' diverso a varie sfaccettature che ci sono in cucina. Sì, anche perché in cucina ci stiamo in tanti modi, ci stiamo rapidamente quando torniamo dal lavoro in tre balletti senza curare troppo il dettaglio, ma come ci stiamo anche rilassati, approfondendo, costruendo, insomma dando il giusto spazio ad ogni ingrediente, la giusta cura, insomma. Quindi vogliamo proporvi una trasmissione un po' per tutti i gusti, allora, ma con un posto a tavola andiamo un po' in giro. Andiamo in giro, andiamo intanto un po' in giro. Noi prendiamo posto nella nostra cucina, vedete. Guardate, quanti belli colori, ingredienti, colori che abbiamo, non vi sveliamo niente, però lo sapete, con un posto a tavola andiamo a visitare varie località di Italia. Oggi torniamo al sud Italia, precisamente andiamo a Trani, un quindi posto in Puglia. Bellissimo, vorrei essere lì ora, guarda. E andiamo a parlare di un alimento che... un alimento che anche sa, noi... Parla di nord, ma di sud. Ma di dov'è? È particolare, perché parliamo di un pesce, no? Sì. Parliamo di un pesce, parliamo del baccalà. No, parliamo del merluzzo. Del merluzzo, sì, parliamo del merluzzo, che è un po' utilizzato in tutta Italia. Anche noi che registriamo in Toscana, insomma, abbiamo tantissime ricette. Io credo che il baccalà parli un po' di tutta Europa, perché sì, arriva dal nord, nord. Si usa al sud. Però per scoprire qualcosa di più su questo baccalà, noi oggi parliamo del baccalà pugliese, no? Andiamo dagli amici di Teledeon, che hanno realizzato un servizio proprio al porto di Trani. Alessandra, vai! Oggi siamo a Trani, città capoluogo della sesta provincia, insieme ad Andrea e a Barletta. Ci troviamo in modo particolare al porto che ha fatto di Trani un importante scalo commerciale nel XVI secolo. Ma non è di questo che vi vogliamo parlare. Infatti il porto e questo scorcio qui alle nostre spalle con le barche dei pescatori ci dà lo spunto per parlare di un prodotto del mare che non è tipicamente italiano, perché l'origine la ritroviamo nei mari del nord, però è entrato oramai a far parte a pieno titolo della cucina italiana, in modo particolare della tradizione culinaria popolare pugliese. Stiamo parlando del baccalà. L'origine del nome è una parola tedesca che significa pesce salato, trasposizione a sua volta di una parola che significa duro come la corda. Ma per saperne di più di questo alimento siamo in compagnia del dottor Stefano Coratella, dietista, biologo nutrizionista. E allora iniziamo innanzitutto nel fare una distinzione, no? Tra baccalà e stoccafisso. Di solito, come dire, si tende un po' a confondere le cose. Sì, in realtà la tipologia dell'alimento è la stessa, l'origine parliamo del merluzzo. La metodica invece di conservazione li contraddistingue in modo forte, nel senso che il baccalà ha come base di conservazione il sale, quindi il salaggio, e invece lo stoccafisso è soggetto a essiccazione, quindi metodiche che permettono di ridurre la quantità di acqua all'interno dell'alimento e quindi creare una metodica di conservazione a lungo tempo estremamente a garanzia della salvaguardia dell'integrità dell'alimento, ma anche di quelli che sono i principi nutritivi e i nutrienti in esso contenuti. Per tanto tempo è stato considerato, anche per il suo costo piuttosto basso, un alimento che era consumato soprattutto tra la gente più povera, che non si poteva permettere altra tipologia di pesce. Ma quali sono i valori nutritivi del baccalà? Nel momento in cui non è ben dissalato, ricco di una componente mineralica, quella del sodio, molto alta, che però può essere ovviata questa problematica nel momento in cui il dissalaggio è fatto in modo corretto.
al contempo invece un alimento estremamente proteico, ricco di queste componenti a scopo plastico per il corpo umano, tale per cui a parità di quello che è un impianto calorico che vede sì una presenza di grassi, ma nell'equilibrio dei macronutrienti la componente proteica prende il sopravvento, quindi tale per cui riesce a essere un alimento nutritivo, non ha nessun tipo di carenze se non leggermente la quota di zuccheri e dà la possibilità quindi di essere utilizzata ad ampio spettro dalla popolazione. Chiaramente i soggetti che hanno problemi cardiocircolatori, ipertensivi, lo devono utilizzare con estrema attenzione sia quantitativa e soprattutto una grande attenzione nel momento in cui si fa la preparazione dell'alimento stesso. Ringraziamo il dottor Coratella per essere stato qui con noi e per averci fatto fare questo piccolo viaggio nel mondo del baccalà. Grazie. A voi. Grazie a Alessandra Tursilli di Teledown, a tutti gli amici di Teledown naturalmente che ci forniscono questi contributi. Ma chi ci cucinerà questo baccalà che oggi abbiamo qua con noi? Naturalmente un cuoco che viene dalla Puglia e che saprà cucinare al meglio questo prodotto che per lui sarà sicuramente familiare. Torna a grande richiesta Antonio Prezioso. Eccolo qua. Che è qua con noi, ben arrivato Antonio, ben ritrovato, è un piacere per noi averti di nuovo qua. E ho detto bene, il baccalà per voi evidentemente è un prodotto familiare, sai che anche per noi toscani è molto familiare. Sì, ma in realtà diciamo che non è vero che il baccalà si trova sulle zone di mare, perché comunque sappiamo benissimo che è merluzzo, diciamo, il baccalà si chiama così perché è sotto sale, a differenza dallo stoccafisso, lo stocco che invece è secco. Quindi era un antico metodo per conservare il pesce, quindi veniva essiccato, poi veniva messo sotto sale e portato anche nell'entroterra, infatti, e quindi andava dappertutto, facilmente come le sarde anche. Sì, infatti per questo motivo che è così diffuso. Ma infatti era in passato era proprio un pesce povero il baccalà, era di largo consumo. Poi adesso è diventato, io lo mangerei spesso, ma siccome tanto povero non è, bisogna mangiarlo anche con moderazione. Ecco, e apprezzarlo molto mentre lo mangiamo. Quindi e vediamo come ce lo farai apprezzare oggi. Allora, oggi facciamo un trancio di baccalà piastrato, poi cotto con poco olio, quindi una specie di cottura confit, che è una base di cottura francese, con delle cozze e un hummus di ceci. Quindi chiaramente anche in questo caso, come la scorsa volta, utilizziamo un ingrediente nostro tipico locale e lo alleggeriamo con una preparazione, in questo caso nordafricana. Quindi sarebbe la preparazione nordafricana? L'hummus di ceci. L'hummus di ceci, perché non è una normale passata di ceci. No, è una passata con quello classico, si aggiunge, oltre al succo di lime che aggiungeremo anche oggi, in quello classico si aggiunge la tahina, che sarebbe un olio di sesamo, però noi lo facciamo con l'olio diciamo extravergine. Quindi l'hummus di ceci si distingue dalla passata di ceci perché c'è il lime. Viene emulsionato con un succo di lime e della tahina. Ma andremo quindi a vedere di sesamo. Ma guarda un po', bene. Andiamo a vedere anche un po' di ingredienti che ci sono qua, li hai un po' rammentati, ma insomma vediamo un po'. Qui abbiamo chiaramente, partiremo subito con la cottura delle cozze, quindi apriremo le cozze in padella molto semplicemente con dei gambi di prezzemolo e uno spicchio d'aglio, poi le andremo a sgusciare e condire con un'emulsione di olio, limone e del prezzemolo. Quindi eccola là l'emulsione. Esatto, semplicemente due parti di olio e una di limone, Bene, qua poi sono solo ovviamente il baccalà. Qui abbiamo i nastri di sedano che useremo per completare la preparazione. Ci farai vedere come li hai preparati. Le nostre insalatine, il prezzemolo e i germogli. Sembra tutto e molto. I ceci. Sembra i ceci, eccoli qua. Ecco, sono qui i ceci perché già li abbiamo cotti, ci si rivedeva domani, sono cotti con cosa? Sedano, carota, cipolla, delle foglie dell'oro. E uno spicchio d'aglio. Classicamente. In maniera estremamente classica. Bene. Allora, procediamo? Andiamo subitissimo. Allora, prima cosa andiamo subito a cuocere le nostre cozze. Quindi andiamo ad accendere la padella, quindi padella molto calda. Ah, quindi andiamo. Si cuociono nella pentola col coperchio. Nella pentola, dicevo padella. Sì, sì. Pentola con coperchio, prendiamo il nostro coperchio, ci mettiamo una base di olio. Non lesiniamo, chiaramente. A seconda poi delle cozze che abbiamo, ci aggiungiamo il nostro spicchio di aglio vestito, schiacciato. Aglio vestito? Ma perché i gambi, scusa? I gambi di prezzemolo sono più gustosi paradossalmente delle foglie. E visto che in cucina non si butta via niente, le foglie. Le battuti un pochino per il gusto. Esatto. Questa vi mancava, calda, questa è nuova. Olè. E ora si copre? Esatto.
Qui quanti minuti? Ma a seconda di quanto sono grandi le cozze, ma più o meno abbiamo 3 minuti, 4 minuti, non di più, è molto rapido. Qui abbiamo i nostri ceci chiaramente pronti e andiamo subito con la preparazione del nostro hummus. Esatto. Quindi, sono curiosa, quindi l'avete visto? Così si presenta in maniera classica. Classica, ho visto c'è anche una foglia d'alloro, eccola là. Sì, sì, molto. Insomma, gli odori. Gli odori classicissimi. Assaggiamo. Quindi vanno cotti un pochino, non tenuti al dente, cotti bene. Morbidi, eh? Esatto, devono essere morbidi. Essere morbidi perché dobbiamo. Perché io non riesco mai a cuocere i ceci perché mi restano sempre un po' legnosi. E, ecco, invece da riuscire a cuocerli bene. D'altra parte non lo so perché. Vabbè, mi restano sempre un po'. Perché duri. Paola, non hai tempo per cuocere. I ceci come si deve. Quindi le verdure si tolgono. Sì, le verdure le tolgono. Volendo possiamo anche lasciarle, cioè non ci sono regole se non quello che vogliamo, diciamo, fare. Ecco, in questo caso. Bene. Regole fisse non ci sono. Comunque sono commestibili. Ogni volta, vabbè, sapore. Potremmo mangiare. Quindi facciamo lo frulliamo classicamente con il mini peamer. Sì, le cozze intanto. Sì, sì. Le cozze stanno andando, si stanno aprendo. Questa è un po' la base anche dell'impepata di cozze, no? Sì. Cioè, voglio dire. Qui si fa l'apertura basica. Apertura basica. Ecco. Ok, questo lo mettiamo via. Ecco, ora vediamo. Quindi tu, Paola, spacciavi hummus di ceci per una semplice passata di ceci? No, io. No, per me è passata. Cioè, io faccio la passata di ceci perché il lime non ce lo metto mai. Però ora sono curiosa di capire dove sta. Cioè, quanto è diversa questa passata. Allora, prima, prima passiamo. Allora, emulsioniamo il tutto. Chiaramente. C'è anche un po' d'acqua della cottura. L'acqua di cottura dei ceci. Ah, sì. È bene frullarli, emulsionarli quando sono ancora caldi, perché chiaramente le proteine sono calde e si legano. Se li frulliamo quando sono freddi, la salsa ci viene un po' slegata. Ecco, questa vedi dov'era l'errore. Eccolo, questo già. Questa non verrà mai una passata. Allora forse non era colpa dei ceci poco cotti, era che li frullavo a freddo e allora rimanevano tutti separati. No, invece con così. Tutti i invece sì, bello, dai. È la crema, vedi? Quindi avete capito, da caldi vanno passati, Ora no? Ci aggiungiamo. Non che si cuociono oggi, si frullano domani, ecco. Un pizzico di sale. Ok. Ora Simone, se avrà accortezza di aiutarmi un attimo. Certo. Dobbiamo aggiungerci un po' di olio a filo. Quindi ti passo questo? Esatto, ci mettiamo quindi il pepe, ci mettiamo prima tutti gli ingredienti. Il lime come ci si mette, la buccia o...? Il lime, mettiamo sia la nostra buccia di lime. Quando usiamo questa qui, la grattugia, questo tipo, diciamo, sì, va usata sempre al contrario, è preferibile. Ah, perché così raccoglie? Raccoglie anche gli oli essenziali degli agrumi. Fino ad ora rimangono tutto. nella buccia grattugiata. Invece se lo grattugiamo all'esterno... Potete guardare la faccia della Paola, questa è una cosa che non sapeva. Vero? Ma non lo sapevo nemmeno io, devo dire la verità. No, la cosa che mi sorprende è che sono anni che usiamo questa grattugia e nessuno ci aveva mai detto che andava utilizzata con la parte che raccoglie di sopra. Esatto. Io la utilizzavo normalmente così per far cadere. Non a caso a quei dentelli, al contrario. Mi sono sempre domandata perché era fatta così, non avevo mai capito. Va bene, okay. Ci voleva Antonio che dalla Puglia ce lo veniva a raccontare. E ora stavi mettendo anche il succo del lime. Siamo, succo di lime. Ora andiamo ad emulsionare con l'olio a filo come se fosse una maionese. Vogliamo guardare. Abbiamo ottenuto il nostro hummus. Abbiamo ottenuto l'hummus. Va bene, quindi non la passata di ceci, ma l'hummus. Grazie. Hai capito? Guardiamo anche le cozze. Le cozze come stanno? Ma guardate come siamo stanno. Ecco. Vedete il nostro hummus come... Abbiamo il nostro hummus molto spumoso e lo andiamo a passare in un colino. Chiaramente questo qui può essere tranquillamente servito anche freddo, a temperatura ambiente. Tu ci hai messo l'olio d'oliva, ma ci possiamo mettere anche un altro tipo di olio? In realtà possiamo anche, a seconda dell'olio che abbiamo,
Quest'olio, diciamo, l'assaggiato non è molto carico come il nostro. Il nostro è molto più amaro, piccante, quindi se ci aggiungiamo tutto quell'olio che abbiamo messo in questo caso diventa una preparazione troppo spinta. Quindi possiamo anche tagliarlo con dell'olio di semi. Ah. Ecco, o se no l'olio dell'altro anno, invece dell'olio nuovo, l'olio dell'anno passato. Oppure, come tradizione vuole, per fare l'hummus di ceci bisogna utilizzare la tahina. Sarebbe l'olio di sesamo. Ecco, va bene. Quindi si trova nei negozi. Ormai si trova tutto, vero? Sì, ma anche nei negozi viola. Prego. Vedi, aveva capito. Secondo me lui ha guardato le nostre puntate, ha capito che noi assaggiamo. Certo. Questo è hummus, non quello che fai te, Paola. Grazie, ma io nemmeno lo volevo fare l'hummus. Però dai. Com'è? Ma è buonissimo, cioè, buonissimo, questo molto fresco. Davvero, sì. Si mangia volentieri proprio. Senti, sa di ritorno, come dice, vero? Bello, mi piace. Okay. Sì, quando viene Antonio quante cose si imparano, Dai, vero. Hai visto? L'hummus. Ora abbiamo imparato una cosa nuova. Le cozze sono aperte. Oltre a sapere usare bene la grattugia, perché abbiamo anche... L'abbiamo imparato anche a usare anche la grattugia, quella. È vero, sì. Allora, le cozze, quindi... A sgusciare le nostre cozze. Allora, mentre noi sgusciamo le nostre mentre cozze... Mentre Simone sbuccia le cozze, sì, noi andiamo a vedere la nostra rubrica cucina presa rapida e così impariamo anche lì a fare veloci qualche piatto prelibato. Salve, bentrovati nella mia cucina. Ciao a tutti da Valentina, oggi vi propongo una ricetta velocissima, di quelle che piacciono tanto a noi che siamo sempre a corsa. È uno spaghetto con l'avocado e il salmone. Abbiamo del salmone affumicato, un avocado, uno scalogno, dei pinoli toscani perché insomma rivendichiamo la nostra zona, limone, pochissimo peperoncino, sale e pepe. Come prima cosa andiamo a tostare leggermente i pinoli. Così tirano fuori un pochino della sua componente oleosa e ci serve praticamente per dare un po' di gusto in più a questo piatto. È una ricetta velocissima che si prepara velocissimamente, solitamente piace molto anche ai bambini perché l'avocado, che ormai si trova in commercio facilmente, è un frutto che innanzitutto ha un sacco di proprietà nutritive che ci fanno bene, insomma, ci sono vitamine, minerali e poi ci sono anche le proteine. E oltre a quello ha anche un gusto molto, molto delicato perché è dolciastro, insomma, solitamente piace anche ai palati più piccoli. Allora andiamo a togliere il seme centrale, insomma, il nocciolo centrale dell'avocado, che è piuttosto grosso, quindi non avete difficoltà a vederlo, e poi andiamo a frullare tutto. Tra l'altro, ora vi dico una curiosità, questo nocciolo grosso dell'avocado, se lo si ripulisce bene ci si può fare anche una tisana, quindi questa per noi, per le mamme che magari sono sempre un po' a dieta, è una tisana purificante che può far sempre far comodo. Nel nostro caso ora però non ci serve. Allora prendiamo la polpa dell'avocado, lo mettiamo nel bicchiere del frullatore a immersione, mettiamo insieme poco sale, intanto i nostri pinoli stanno tostando, mettiamo un pochino di succo di limone, così si evita che si ossidi, perché tende un pochino a ossidarsi, e mettiamo un pezzetto di scalogno, ne basta poco, non moltissimo, proprio per dare un pochino di gusto, una punta di peperoncino, ora peperoncino regolatevi voi, se ci sono i piccolini magari potete evitare di metterlo, eccoci qua, e partiamo. Partiamo a frullare la nostra cremina. La cremina è già fatta. Per quanto riguarda il salmone non abbiamo necessità di cuocerlo perché questo lo mettiamo a crudo quando la pasta sarà cotta. Per l'avocado aggiungiamo proprio un goccino di olio extravergine d'oliva, di quello buono, lo mettiamo qui nel bicchiere, ma poco poco, perché l'avocado è un frutto che ha una forte componente grassa, quindi solitamente va anche in sostituzione del burro e dell'olio, quindi non ha necessità di grandi altri condimenti. Viene molto usato anche nelle ricette dietetiche perché spezza molto l'appetito, serve a riempire, quindi insomma ha una bella funzione, e poi si eliminano i grassi che sono quelli magari animali che ci fanno male. Adesso non facciamo altro che buttare la nostra pasta, una volta che è cotta la saltiamo in padella con tutti gli altri ingredienti. Eccoci, la nostra pasta è pronta per essere scolata. La leviamo bene tutta l'acqua. Qui intanto
approfitto per abbassare. Ok, la buttiamo in padella, la saltiamo in padella e a questo punto la saltiamo con il sughetto pronto. Allora ci mettiamo la salsa di avocado, ci mettiamo un pochino di pepe, pochino pochino, i nostri finoli tostati, il salmone affumicato, ma lo potete fare anche con il salmone fresco in realtà, è un giro di olio si è detto. Voilà, ci metto un altro pochino di pepe perché a me piace. E andiamo a saltare velocemente la nostra pasta. Come vedete è un primo piatto velocissimo, fa fare anche bella figura se abbiamo degli ospiti a cena. E a questo punto impiattiamo. Voilà! Mettiamo un po' di condimento e decoriamo con altri finoli. Voilà, la ricetta è servita, vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao a tutti da Valentina. Bentornati in studio, vi ricordiamo anche una cosa che lo diciamo tutte le puntate, le nostre ricette le trovate tutte sulla pagina Facebook di Un Posto a Tavola, quindi se ancora non avete messo il like andate subito a farlo, così anche la ricetta del nostro Antonio oggi la ritroverete e magari se avete perso un passaggio lo andate a rivedere sui nostri social. Vai, allora. Siamo con Antonio e stiamo cucinando il baccalà. Sì. Su un letto di... L'hummus di ceci. Hummus di ceci con cozze. Con delle cozze, sedano, prezzemolo, limone, insomma degli abbinamenti molto soliti, però un attimino rivisitati sia nella presentazione che nelle preparazioni. E abbiamo già sgusciato le cozze, esatto. E abbiamo fatto l'hummus di ceci. E ora non ci resta che andare a lavorare il baccalà. Esatto, quindi hummus di ceci pronto, le cozze le abbiamo sgusciate semplicemente e abbiamo aggiunto un po' di acqua di cozze all'interno dell'hummus. Quella mi mancava. Ok, ecco, ora il baccalà, quindi dissalato, a seconda di come lo comprate, se lo comprate molto salato, chiaramente va tenuto almeno 4 giorni, cambiandogli l'acqua due volte al giorno. Ma si trova anche già ammollato. Già dissalato, vero, bisogna però sempre assaggiare, capire un po' l'azienda come ve lo dà, perché spesso anche quello già ammollato è un attimino. Un po' troppo salato. Quindi magari va tenuto ancora un po' sotto sale e. Niente, e poi va a facciamo? Cotto. Che ora, hai fatto? Che hai fatto? Abbiamo, questa qui è una padella d'acciaio. Sì. Visto che dovremo metterla in forno, chiaramente questa non è antiaderente, quindi se non facciamo questa operazione qua, la pelle del nostro baccalà resta, si attaccherebbe. E quindi? Quindi gli mettiamo un filo. Hai messo olio sotto? Di olio per attaccare la carta. Poi gli mettiamo un po' di olio sopra e andiamo a completare con uno spicchio d'aglio vestito, come prima. E un rametto di timo. Antonio però ci sorprende. Ci sorprende il nostro. Questa mi mancava, eccola là. Baccalà. E non perde, diciamo, non è che si brucia la carta, brucia. No, è carta da forno, quindi resiste ad alte temperature. Assolutamente. Andiamo ad abbassare. Abbiamo messo olio, aglio, timo. Timo. Sì, esatto. Olio, aglio e timo, molto semplicemente. Andiamo a marcare quindi il nostro baccalà dalla parte della pelle. In questo modo si dorerà. E non rimarrà comunque attaccato alla padella perché viene via facilmente essendoci sotto la carta. Ecco, noi abbiamo preso una padella così d'acciaio perché poi la padella va direttamente nel forno. Quindi piuttosto che cambiare, spostare. Capito? È il trucco, c'è il trucco, non è perché ci manca qualcosa, no, è proprio scelto apposta così, Ci aggiungiamo un po' di olio e un po' di pepe. Chiaramente essendo già sotto sale non aggiungiamo altro sale. Certo. E lo facciamo andare pian piano tenendogli la pelle a contatto con la padella. Chiaramente. Proprio lo teniamo. Sì. Bello in pressione. Schiacciato. Volendo possiamo anche prendere un altro pezzo di carta forno e gli mettiamo un'altra padella sopra per un peso. Così rimane schiacciato e non bisogna attaccarlo. Una pulita a destra. Un
Interessante. Interessante questo tipo di cottura. Questa ci mancava, sì, eh. Sì. Ma nel frattempo andiamo, lo sentiamo anche, questo è molto carico d'acqua, quindi bisogna infatti un attimo farsi, esatto, farsi un po' l'orecchio, perché magari se non è troppo alto il calore viene su un po' bollito, no? La pelle non viene troppo. Quindi se si vede che rilascia tanta acqua bisogna alzare il calore. Nel frattempo condiamo le nostre cozze. Quindi prezzemolo tritato, molto semplicemente, è un'emulsione di olio e limone. Raccontaci l'emulsione. Niente, semplicemente due parti di olio e una di limone frullate con un mix di immersione. Né più né meno. Andiamo molto basica, senza particolari aggiunte di strani sapori. Quindi prezzemolo ancora un po', facciamo belle prezzemolate. Ecco, qui si sta colorendo anche la carta. Perfetto, mettiamo via, qui abbassiamo. Quindi siccome si è fatto bene l'orecchio si è capito che ora si può ammassare. Esatto. Qua ecco, posso vedere come ora lo giriamo. Eh sì, ora lo guardiamo sotto perché ha perso parecchio liquido, eh? Eh sì. Voilà. Eccolo bello colorito, la buccia, si vede? La buccia, la pelle. La pelle. Colorarsi, chiaramente se non avessimo fatto questa cosa. La pelle era tutta attaccata alla pelle. La pelle sarebbe stata attaccata invece così. Voilà. Perfetto. Okay. Ah, guarda un po'. Ora, bellissimo. Fatto questo, lo prendiamo e lo mettiamo nel forno. Forno preriscaldato, 180 gradi, ventilato per 6 minuti. Ecco. A seconda di quanto è grande il pezzo di baccalà. Quindi dice 6 minuti, nel senso si deve un po' asciugare, no? Perché deve cuocere. Ah, ecco. Quindi ora gli abbiamo dato la doratura. La doratura, ho capito. Ora completiamo la cottura in forno. Allora, quindi. Per ora sono tutti passaggi molto semplici, eh? Devo sì, essere. Davvero? Sì, cioè, insomma, è stato bravo Antonio. Allora, raccontaci. Aspetta, allora, mentre sta cuocendo il nostro baccalà in forno, noi andiamo a vedere velocemente la rubrica della nostra Marzia, la merenda dei bambini, perché tra le tante rubriche che abbiamo, insomma, strizziamo l'occhio anche ai pargoli, merende sane della nostra Marzia. Andiamo a vedere. Ciao a tutti, oggi faremo una merenda molto semplice, però in una forma divertente. Facciamo le schiacciatine a forma di maialino. Abbiamo mezzo chilo di farina, 25 g di lievito di birra, 250 g di latte, 50 g di burro, 25 g di zucchero e un uovo. Usiamo la planetaria e mettiamo prima le farine con il lievito di birra sbriciolato, quindi farina, polveri e lo zucchero. E poi dopo andiamo con i liquidi, mettiamo l'uovo, aggiungiamo intanto metà latte, in due volte il resto del liquido e il burro solo quando l'impasto ha preso corpo. A questo punto si mette il burro morbido un po' alla volta e si fa lavorare finché non viene un bel impasto bello compatto. Questo qui è l'impasto che ha riposato un'ora. È bello, bello gonfio, pronto per essere spianato. E ora si parte a fare le forme. Con una formina qualunque che si trova in casa si realizza il muso del maialino. Lo bagno appena con un po' d'acqua e ci attacco il muso. E questi sono i fori per il naso. E ora si preparano le orecchie. Anche qui basta bagnare appena appena la pasta. Questa è una cosa che divertirà tanto anche i bambini che riescono a farlo da sé. Carta forno e si mette a lievitare un'altra ora. Con le schiacciatine hanno lievitato un'ora, ben coperte da un telo. Eccoli i nostri maialini. Un pizzico di sale e un pochino d'olio. E poi si mettono in forno a 180 per una ventina di minuti. Ecco, dopo un quarto d'ora di cottura le nostre schiacciatine, semplici da fare e sane da mangiare. Buon appetito! Dopo aver sistemato i bambini torniamo nella nostra cucina dove sentiamo un gran profumo di baccalà perché buono, nel forno buono, il baccalà sta andando e noi procediamo con la preparazione delle verdure, esatto, che poi lo accompagneranno. Sì. Allora,
dicevamo, abbiamo fatto i nostri nastri di sedano, quindi semplicemente affettandoli con un pelapatate. Sì. La nostra costa di sedano. Chiaramente scegliamo la parte un po' più centrale della costa, non quella finale, perché è più semplice, vengono su più facilmente. Il sedano va sfibrato, quindi vanno tolte le fibre esterne, che sono filamentose. Esterni, sì. Danno un po' fastidio quando... Sì, 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 per un discorso di... Chiaramente se siamo a casa, certo, possono anche starci, non è un problema. Se abbiamo degli ospiti, evitiamo di fargli trovare il filo. Ecco, e poi si va a fare... a pelarlo in questo modo. Ecco, facciamo tutte queste strisce. Guarda, belline. Eccole qua. E chiaramente in acqua fredda diventeranno così. Quindi in acqua fredda con un cubetto di ghiaccio, esatto, si arricciolano. Sì. Qualcosa lo possiamo fare anche... Possiamo farlo con rapanelli, con finocchi. Con diverse verdure che siano ricche di fibre, quindi le fibre chiaramente si contraggono al freddo e viene fuori questo effetto, insomma, tutto quanto contorno. Bellino, che è particolarmente piacevole alla vista. Non cambia niente il sapore non cambia, ma è tutto più, insomma, vabbè, tutto più divertente. Ok, intanto ci scegliamo le decorazioni che andranno sulla base del piatto, perché gli elementi li abbiamo tutti quanti. Quindi scegliamo tre fiorellini belli colorati, quindi queste sono violette eduli, quindi sono edibili, e abbiamo scelto anche un po' di insalatine, quindi sempre le misticanze che abbiamo utilizzato nella ricetta precedente. Le utilizziamo. Le utilizziamo tranquillamente, facciamo una bella insalata, condendola con olio e succo di limone. La condiamo con l'aceto, ma con il limone o con il lime anche, così riprendiamo il gusto. Qua c'è il lime, mentre nell'insalata c'è il limone, potremmo fare lime da tutte le parti. Vabbè. Quindi condiamo il tutto. Hai detto l'aceto, non l'aceto perché aggiungeresti un sapore in più che magari è un po' troppo forte. Già è ricca di note acide questa ricetta, quindi magari aggiungendone un'altra diversa andiamo un attimino a... Ci si distrae troppo. Alla fine ci sta anche l'aceto, per carità, però secondo di quello che uno preferisce, non ci sono delle regole fisse, alla fine la cucina è bella anche per quello. Questo ce l'ha già detto diverse volte, questa è una cosa alla quale ci tiene. Il gusto dei piatti dipende dal carattere delle persone, no? Come dire, ognuno, vero? Dipende, chi è più ombroso, allora magari chissà quali gusti più... Secondo le esperienze che si sono fatte. Okay. Eccolo qua, il nostro baccalà. Abbiamo il nostro baccalà. Vai. Si presenta bene, bello profumo. Il profumo c'è? Ci siamo. Ok, occhio che la padella è molto calda. Sì, me lo immagino. Però con questa tecnica della carta non si è attaccato niente. Abbiamo altra carta per tamponare un po', per farlo un po' asciugare. Che viene fuori la cottura. Perfetto, andiamo. Allora, siamo addirittura d'arrivo. Andiamo a completare con il nostro hummus di ceci, la consistenza va benissimo. Questa fa la base, l'hummus. Poi a seconda di come vogliamo che sia il piatto, possiamo anche tenerlo più rigido, se dobbiamo accompagnarlo a parte, quindi un contorno a parte, possiamo anche tenerlo più consistente, piuttosto che sembri più tipo il baccalà è cotto. Quindi baccalà è cotto, da che si vede che il baccalà è cotto? Deve rimanere comunque umido, non deve rimanere sopposo all'interno. Ecco. Quindi è perfetta la cottura. 6 minuti di forno. 6 minuti di forno. Bene, capito? 6 minuti di forno. Dopo una breve passaggio in padella. Vediamo un attimino. Meglio più indietro che troppo cotto. Assolutamente. Sì, io preferisco qui. Ecco, sì. Quindi andiamo a rifinire alternando le insalatine al sedano. Ecco, e la cozza sta col baccalà. Ci sta divinamente. Ecco. Ora avrai mi fido proprio di te. Ci sta divinamente, bene, perfetto. Avrei modo di testarlo. Adesso stai andando un po' a fare un buon abbinamento cromatico, vedo, Sì, andiamo ad alternare le foglie. Come si sposano tutti. Mettiamo un po' tutti i riccioline, belline. Qua alla fine sono cose. Questo lo presentiamo come un secondo? Sì, questo può essere tranquillamente un secondo piatto. Anche un antipasto, seconda. Di cosa abbiniamo prima e dopo. Può essere un antipasto, magari si sta su una dose un pochino più leggera. Questo, un bel vino bianco qui però ci sta. Ok. E poi l'arancione delle cozze con il verde della
della verdura fa proprio, eccolo lì. No. E anche un po' di germoglietti, ce li abbiamo e li mettiamo. Vai. Quindi un bel giardinetto, diciamo. Un sì, ecco, davvero sembra un prato fiorito, guardate. Ma poi tanto, ecco. Ricordiamoci che lì il protagonista è proprio il baccalà. Completiamo con questo. E una spezzatina di lime, olive. E siamo a posto. Questa volta usata all'incontrario, perché così cala subito. Olè. E voilà. Direi mettiamolo là. Vabbè, scusate, gli faccio la foto per subito, i nostri social. Dai, bellissimo. Bellissimo. Faccio subito la foto per i nostri social. Ecco. Aspetta, ti faccio finire perché. Ecco. Ed eccola qua. Non ci sono. Oh, Antonio, mamma mia, che bellezza! Bravo! Mi piace un sacco. Mi piace proprio. Allora, abbiamo fatto e poi baccalà su hummus di ceci e cozze. Sì. Sapori familiari, sì, ma che hanno però quel tocco di esotico dovuto all'uso del lime. Sì, in pratica è solo il lime che dà acidula fresca che alleggerisce. E anche con questo modo possiamo anche mangiare la passata di ceci d'estate, perché questa si mangia comunque fredda o a temperatura ambiente. Non va mangiata assolutamente calda. Hai capito? Allora segnatevelo, perché appunto nelle varie parti d'Italia ci sono diversi modi di mangiare il baccalà, ecco, accompagnato con l'hummus di ceci è un tocco un po' più raffinato, non lo so come dire, insomma strizza l'occhio un po' al Nord Africa, esatto. Antonio, noi guarda, ti ringraziamo, siamo proprio contenti perché ci hai dato veramente degli stimoli, delle idee. Io lo dico sempre ai nostri telespettatori, non vi spaventate, perché se vedete il risultato del piatto in questo modo dite ma è così bello questo piatto, io non ci riuscirò mai a farlo. Vi abbiamo spiegato passaggio per passaggio, tutti ingredienti semplici, lavorazione molto semplice. Il nostro Antonio è stato esaustivo, quindi ritrovate tutto sulla nostra pagina Facebook, Un posto a tavola, quindi provate e poi magari mandateci una fotografia per far vedere il risultato. Antonio, grazie mille e grazie, complimenti. Grazie. Portaci un saluto alla Puglia. Era lì che assaggiava e ha detto già, dobbiamo salutare. Mi hanno cuccato. Va bene, dai, assaggia. Dai, assaggiamo. Ma infatti io lì sono. Volevo fare una roba così, scusa, guarda. Appuntamento alla prossima settimana con un posto a tavola. Noi adesso ci mettiamo a tavola e assaggiamo. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti, davvero. Grazie. Alla prossima, ciao.